Vi siete mai chiesti che effetto farebbe vedere voi stessi o anche un vostro amico sul grande schermo? Sì, sì, io intendo proprio il cinema, il pubblico, le luci, fantastico! Vogliamo provare? E proviamo, va! Prendiamo un foglio di carta nero e facciamo un segno a matita più o meno a metà dell'estremità superiore. E ora mettiamo una foto, nostra o anche di un nostro amico. La mettiamo al centro del nostro foglio. Beh, questo è il grande artista. Poi la spostiamo leggermente verso destra, di circa 4 cm. Adesso tracciamo il contorno della foto con una matita bianca. Questo sarà lo schermo. E a questo punto facciamo un segno a circa metà del lato superiore dello schermo e un altro a circa metà del lato sinistro. Fatto questo, abbiamo bisogno di gesso, o meglio di polvere di gesso, e per fare la polvere di gesso dobbiamo premere fortemente un gessetto su un cartoncino, ecco così. Cerchiamo di farne il più possibile. Oh, mi si è spezzato, vabbè, vado avanti così. E quando ne avremo tanta, allora saremo pronti per il prossimo effetto. Non perdetevi questo passaggio. Bene, prendiamo un foglio di carta con il bordo dritto e mettiamo il lato dritto in modo che vada dal segno a metà del foglio al segno a metà dello schermo. Ok, adesso prendiamo un pezzo di ovatta o un fazzolettino di carta, lo tamponiamo nel gesso e poi lo passiamo in modo da tracciare una linea retta dal bordo superiore fino allo schermo. Guardate, adesso togliamo il foglio e la riga è perfetta. E adesso andiamo di nuovo da quel punto, a metà in alto, fino all'angolo destro del nostro schermo. Tamponiamo di nuovo il gesso, esattamente come prima, per ottenere un'altra riga dritta. Ecco, adesso spostiamo di nuovo il foglio tracciando una riga che congiunga l'angolo del nostro foglio con il punto a metà del lato sinistro dello schermo. Da qui, perfetto. Di nuovo tracciamo un'altra riga dritta, creando questi fasci di luce molto d'effetto. E per rimuovere la polvere di gesso in eccesso, la cosa migliore è di soffiarci sopra. Adesso avete le luci, ma dovete metterci il pubblico. E per fare il pubblico abbiamo bisogno di altri gessetti. E poi di una sagoma più o meno come questa, Una sagoma, diciamo, a forma di buco della serratura. E dovrete disegnare questa sagoma sulla parte inferiore del disegno. Guardate un po'. Le sagome dei buchi della serratura per fare il pubblico devono avere più o meno la misura del nostro pollice. E disegniamo il nostro motivo lungo il bordo inferiore del foglio. Guardate, proprio dà l'idea delle teste e delle spalle del pubblico e non c'è bisogno che siate precisi. Adesso infiliamo in mezzo qualche altra testolina. Poi strofiniamo leggermente lungo la linea del pubblico per spingere la polvere verso l'alto e dare un po' di atmosfera al nostro quadro. A questo punto possiamo aggiungere qualche stella di Hollywood qui in alto. Anche questa volta eliminiamo la polvere in eccesso soffiandoci sopra. Ah, abbiamo le stelle, le luci e manca solo la foto di Neil. Bello questo effetto, eh? E pensate che potreste trasformare chiunque in una star. E chi è la star di questo show? Ma sono io, è vero? E allora mi ci metto. Vediamo un po' come ci sto. Bello, fantastico. Ragazzi, provateci anche voi. Entrate a far parte del mondo del cinema. Oh, favoloso! E per farvi diventare una vera stella del cinema non vi serve altro che una vostra foto, carta nera e gessetti. Sfumate il gesso contro un foglio di carta per fare i fasci di luce. Aggiungete il pubblico disegnando piccole sagome di buchi della serratura e qualche stella per aumentare l'effetto cinema. Guardate questo, ad esempio. Ehi, ragazzi, è fantastico! L'ho sempre detto che un giorno avrei sfondato nel mondo del cinema. Ancora non avete visto il mio Oscar?